Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si sono compiuti in mezzo a noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni oculari fin da principio e divennero ministri della parola, così anch'io ho deciso di fare ricerche accurate su ogni circostanza fin dagli inizi e di scriverne un resoconto ordinato per te, illustre Teofilo, in modo che tu possa renderti conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. In quel tempo Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode. Venne a Nazaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito, di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi e proclamare l'anno di grazia del Signore». Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette. Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato». Parola del Signore. Chi ha il foglio, questo, lo porti a casa e poi durante la settimana, invece di dire le preghiere, si metta in silenzio nell'ascolto, che è la preghiera vera, cioè entrare in rapporto, in relazione con quello che questa parola che abbiamo detto di Dio e del Signore Gesù dice a noi oggi, oggi dice, oggi si è compiuta questa parola. E la parola di Dio di questa domenica è di una ricchezza senza eguali, che non bastano 10 minuti, 5 minuti, mi dispiace, ecco, direi di rovinarla questa parola per quanto è importante, per quello che dovrebbe dire al nostro cuore, alla nostra coscienza. Dice l'Evangelista: queste cose ve le ho dette in modo che tu ti possa rendere conto della solidità di quello che ti è stato proposto. Perché se noi non mettiamo a fondamento del nostro credere Gesù, la nostra fede è svolazza, è impalpabile, non riesce a orientarci, non riesce ad illuminarsi. Vedete, il Natale ci ha detto: vi annuncio una gioia grande, è nato per voi un Salvatore, il che vuol dire che la vita dell'uomo non è lasciata al caso, vuol dire che il Signore è entrato nella nostra realtà proprio per portarla a compimento. Ieri eravamo qui, la chiesa era piena come oggi, di fronte a un fratello che Dino, che è morto, che l'abbiamo presentato al Padre. E dicevamo, nel nome della fede, abbiamo detto ieri,
Non siamo qui per celebrare la fine, che sarebbe la tragedia, il nulla, ma siamo qui per dire il compimento, che la nostra vita va verso un compimento, una pienezza. Tant'è vero che la parola di Dio, la liturgia parla di casa, perché tu possa entrare nella casa. Signore, accoglielo nella tua casa, che ci sia la pace per sempre, che ci sia la luce per sempre e piena. La parola di Gesù che diventa fondamento. Se non mettiamo Gesù come fondamento, tutta la nostra religiosità, tutto il nostro correre a destra, a sinistra, tutto il toccare i santi, tutto questo qui, è acqua che passa sul vetro, non incide, non lascia segno, non ci porta a entrare nella verità della vita e a essere persone impegnate e responsabili. Oggi Gesù si presenta a Lui, di Lui ne hanno parlato i profeti, i magi l'hanno trovato e l'hanno adorato, Giovanni l'ha indicato, l'agnello che toglie. Oggi si presenta Lui Gesù e dice: io sono colui di cui è scritto che è venuto per proclamare un lieto annuncio per i poveri. E non parla solo di chi ha pochi soldi, per l'uomo che ha la sensazione proprio di essere povero, come ieri ci sentivamo tutti davanti al sapere che la vita non ci appartiene, che abbiamo bisogno che ci sia qualcuno che ci dia vita. Questa è la grande povertà che ci accomuna, però comprende anche le altre povertà. E soprattutto ci viene a dire, se Gesù è venuto a proclamare una liberazione, che Gesù non è per l'ordine, questo ordine costituito, che Gesù non è d'accordo sull'organizzazione che l'uomo fa quando alcuni sono nel privilegio e nell'abbondanza e altri sono, avete sentito la casa che si è sbriciolata e ha travolto una famiglia, no? Ci sono situazioni, persone costrette a vivere in condizioni subumane e altre che fanno la collezione di appartamenti, di case. Gesù non è per questo ordine, chissà perché i credenti cristiani nel nome della fede sono nella difesa delle cose che sta come sono adesso. Guai chi tocca niente, guai chi sposta un candeliere in chiesa, guai se uno cambia una statua. Gesù è proprio per il nuovo che deve venire e che deve essere come lo pensa Dio, non come l'abbiamo fatto noi. Gesù certamente non è là dove pensiamo di farlo stare noi, nel nome delle preghiere, nel nome delle immagini, nel nome di una religiosità che vorrebbe quasi catturarlo, purché stia zitto. Stiano i crocifissi in tutti i posti, però che stia zitto, che non abbia niente da dire. Invece Gesù è uno che sono venuto proprio per cambiare una situazione che non è secondo il progetto di Dio, la volontà di Dio e quello che Dio pensa. E dice: questo deve avvenire oggi, e l'oggi di Dio non è un oggi del calendario, appartiene a tutti i tempi, e oggi per noi è questo tempo qui. Allora la fede ci coinvolge con Lui, si fa protagonisti. Avete sentito la seconda lettura, ma portatela a casa, voi copie, leggetela insieme. Voi siete il corpo di Cristo e sue membra. Dov'è Cristo? Voi siete il corpo di Cristo.